Francisco Goya ha dato un grande contributo all'arte di guerra, gettando luce sulle tragiche conseguenze, illustrandone gli orrori e le follie. Nella serie dei disastri della guerra, l'artista registra con inclemente realismo le atrocità commesse durante il conflitto per l'indipendenza spagnola. Disastri della guerra si compone di una serie di 82 incisioni che rientrano in tre grandi categorie: l'orrore, la carestia e la satira. È possibile che Goya avesse concepito l'idea del ciclo nel 1808, quando il governatore spagnolo di Saragozza, il generale Palafox, lo invitò a guardare con i propri occhi la devastazione provocata da un recente assedio, durante il quale il popolo aveva difeso la città contro i nemici francesi per 61 giorni. L'artista accettò, ma ben presto lasciò la città a causa di un nuovo attacco da parte dei francesi. Le prime stampe datate risalgono al 1810. Un'indicazione del suo coinvolgimento nella realizzazione dell'opera è fornita dal fatto che Goya, a causa della poca disponibilità di materiali durante il conflitto, fu pronto a tagliare e a riutilizzare alcune delle sue belle acquetinte. In questo ciclo, la rappresentazione grafica della crudeltà e della brutalità è senza precedenti. Non compaiono scene belliche strutturate, non ci sono duelli eroici o ritratti di generali e non viene fatto appello ad alcun senso di giustizia o di patriottismo. Le stampe non sono altro che una sconfortante conferma del livello di bassezza che l'umanità è in grado di raggiungere: stupri, torture, mutilazioni e omicidi. L'intera serie prevede un solo riferimento a un avvenimento riconoscibile. Si tratta di Che coraggio, che rappresenta l'eroina di Saragozza, Agostina d'Aragona, che durante l'assedio sparò una palla di cannone contro i francesi in seguito alla morte di tutti gli uomini attorno a lei. Agostina fu menzionata anche nei versi di Byron e fu ritratta innumerevoli volte, ma la versione di Goya risulta al confronto estremamente dimessa. La donna è ritratta di spalle e di lei si intravede poco più che la sagoma, in piedi sopra un cumulo di cadaveri. È possibile che per i disastri della guerra Goya abbia tratto ispirazione da Le miserie della guerra, un ciclo di acqueforti sulla guerra dei Trent'anni realizzato da Jacques Callot nel 1633. Infatti, come il suo predecessore francese, l'artista spagnolo incluse qualche sequenza narrativa per mettere in luce il futile ciclo della violenza. Uno stupratore di una scena viene castrato in una tavola successiva, un soldato che infilza con la baionetta un uomo disarmato è lapidato dai contadini qualche scena più tardi. L'aspetto più agghiacciante del ciclo resta l'anonimato degli aggressori. In Io l'ho visto, le madri fuggono con i loro figli da un nemico invisibile, mentre in Non si può guardare, un gruppo di figure si rannicchia terrorizzato nel veder comparire una fila di canne di fucile che lo puntano minacciose. Come inesorabile ritratto dell'orrore bellico, Disastri della guerra rappresenta una pietra miliare nella storia dell'arte, ma il suo impatto sui dipinti del tempo fu minimo. Le incisioni suscitarono numerose polemiche, furono ammirate solo dagli amici dell'artista e non vennero pubblicate fino al 1863. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!